sposto un attimo tutto sto, perché sono sulla postazione di mio figlio, come avrei immaginato. Questo è di sua proprietà. Buongiorno a tutti, in realtà siamo entrati in diretta in qualche maniera un po' casuale, non siamo riusciti a far partire tutto come si doveva all'inizio, quindi ufficialmente siamo tutti in linea e abbiamo un po' di ritorni di audio e un po' di problematiche. Tu per caso hai dell'audio acceso, Michele? Cioè, audio acceso? Vede sottofondo, no, di qualche cosa? No, stavo cercando di capire dove è il ritorno. Perché... C'è la TV? Aspetta, provo a bloccare un attimo. Sì, grazie, perché quella sicuramente rientra nel microfono per qualche ragione. Ok, dovremmo essere riusciti a risolvere almeno questo. Non credo che oggi riusciamo a far partire la sigla, vedo che siamo un attimo in impasse tecnico, ma poi capiremo per quale motivo. Però intanto io sono già qua, Michele c'è, e quindi abbiamo un sacco di gente che già ci sta guardando, e quindi a questo punto io direi che possiamo iniziare serenamente la nostra trasmissione di oggi. Mi spiace per la sigla, ero contento di farla sentire. Niente, va bene, al prossimo giro. Ciao Michele, come stai? Direttamente dal centro, dall'epicentro più grave della situazione che viviamo oggi. No, non è proprio vero, cioè a fianco però. No, non è proprio vero. Comunque, ciao a tutti, è un piacere essere qua oggi. Grazie Ivano per avermi ospitato e nulla, no. Questa è abbastanza tranquilla. Diciamo che l'epicentro è più spostato verso la Valseriana. Qui io abito a Filago, che è vicino a Capriate, quindi sono una zona relativamente tranquilla, sì. Fortunatamente. Meglio così per tutti noi. Volevo parlare della tua carriera, ma partendo da lontano, perché sono molto curioso di sapere questo. Tu sei sempre stato nel campo della ristorazione o in realtà hai un altro background? Allora, io ho iniziato a lavorare in un bar a Bergamo a 14 anni. Come era normale che succedeva in quei tempi. Poi in quel periodo diciamo che ero il piccolo di questa caffetteria, quindi portavo il caffè nei uffici, e da lì poi sono passato in una ditta di import-export di Bergamo sempre, quindi ero anche lì in quel caso comunque il piccolo, no? Quello che andava in camera di commercio, ufficio anagrafe, andava a portare in giro. E lavoravo nell'ufficio acquisti in particolare, anche se nel tempo nulla. Poi questo è durato fino al 1980, nel frattempo mi ero sposato con quello che è attualmente ancora mia moglie, e avevo tentato il primo approccio di lavoro autonomo, privato, chiamiamolo così, autonomo. Era il periodo che stavano arrivando i registratori di cassa, e quindi con un amico eravamo entrati un po' in questo settore. Poi fortunatamente o sfortunatamente ho fatto un incidente abbastanza grave, avevo rotto la gamba, e quindi è andato tutto a farsi fottere. E sono tornato nel... Ma probabilmente sì, poi ho lavorato un po' per la Grizzly, che in quel periodo era il concorrente principale di Folletto, sempre sulla strada come agente di commercio, e poi sono stato chiamato da una mia ex collega per tornare a lavorare in ufficio, in questo caso era un'impresa edile che lavorava sempre con la Libia, in quei tempi si lavorava parecchio con la Libia, e sono andato lì e nell'80 ho fatto un po' di cantiere all'estero, sempre in Libia, poi mi sono licenziato per incomprensione con il mio responsabile di cantiere e mi sono buttato in quello che è poi attualmente ancora il mio lavoro, quindi il mio primo locale l'ho aperto nell'85, un piccolo bar all'inizio della Valseriana, si chiamava Bar Paco, e lì lavorava con le birre in bottiglia e c'erano i primi arrivi dei fusti, infatti è bello ricordare la Weiss con il limone, perché certo. Ti consigliavano di usare il limone perché
dopo un po' la birra puzzava e quindi il limone nascondeva sanificazioni, non se ne parlava, ma quando usciva la famosa puzzetta di zolfo, chiamava il tecnico, veniva, parlava e per miracolo tutto tornava come doveva essere. Quindi sì, diciamo che l'approccio con la birra in quei tempi si lavorava con parecchio belgio, quindi le varie Chimay, l'Effe, poi il Tesbier de Paris, tutto quello che è la Bonne Esperance. C'erano dei locali poi molto specializzati in zona, e c'era quella in un paese vicino, poi c'era quella che noi chiamavamo la tettona, adesso mi sente mia moglie, e si andava la sera, si andava con gli amici del Bar Paco, allora si chiamava Bar Paco, si andava a bere la Bonne Esperanze della tettona, giusto No, ci stava perché avevi, diciamo, come dire, morbidezza da una parte o dall'altra, mi viene da dire, E ricordando quindi, cos'era la e buona speranza. poi invece nell'86 con mio cognato è partita l'avventura di quello che era molto conosciuto come Biberon a levate. Anche lì, sì, sempre birra, pizzeria, birreria, gelateria, sai, si offriva un po' di tutto, erano altri tempi, quindi non c'era una specializzazione. Però la birra è sempre stata, diciamo, un approccio molto, 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 molto studiato, se vogliamo. Anche quei tempi si cambiava, cambiavo spesso la tipologia di birra servita. Sì, non c'erano le 12, le 20 spine come adesso, quando ne avevi 4 o 5 erano più Sufficienti, certo. che, anzi, erano delle grandi, grandi quantità di birra. E ho lavorato con Mies Pils, Jupiler, poi vabbè, sono passato a Carlsberg, Elephant. Prendevamo le birre natalizie, si incominciava a girare su Rimini, alla fiera, la vecchia fiera di Rimini, e quando per entrare negli stand dovevi essere Eh sì, accreditato, pianeta birra altrimenti quando c'era era. l'omino. Esatto, quando era proprio la fiera di Rimini. E ci andavo con un carissimo amico che in quei tempi, prima, diciamo, di diventare gelataio, aveva la famosissima birreria di Loreto a Bergamo, e lui è stato uno di quelli che importava la birra già direttamente ai tempi. Infatti ho un bellissimo ricordo materiale, diciamo, un growler dedicato al campionato di Spagna, campionato mondiale di Spagna del 1982, che ho messo poi in vetrina adesso in abbazia. L'ho rinvenuto fra i ricordi e l'ho messo là. Quindi niente, è partita un po' così. Fino al 2000, al Biberon, sempre con mio cognato, per poi chiudere questa. Perché nel frattempo volevo aprire un'attività di accessori motociclistici. Che è un'altra tua Io, passione che mi confessavi prima, esatto, io non un'altra mia passione. conoscevo. Esatto, la mia passione è partita negli anni 90 con le minimoto, sono stati fra i primi ad utilizzare le minimoto di Polini, Franco Polini, e avevamo acquistato anche un furgone da Polini, avevamo creato un team, il team Polaster, e eravamo un gruppo, diciamo, di amici che facevano il campionato regionale. E fra questi amici c'erano anche i miei figli Davina e Dabel, che hanno fatto, Dabel aveva fatto un secondo nel regionale, Davina un terzo il primo anno, e nulla. E poi vabbè, mi sono spostato invece sulle moto più grosse. Ho fatto due pilota, sempre non costante, anche perché poi sai benissimo che il nostro lavoro ti impediva le trasferte I lunghe, tempi sono quelli quelle che sono, poche. non li decidiamo noi davvero. Sì. No, tu finivi di lavorare alle 3 di notte, alle 4 di notte, magari alle 8 di mattina dovevi trovarti a Mugello per farle. Ecco, è successo pure questo. E poi ti vedi passare da 2 a 225, per dire in che condizioni si andava a provare. No, è stata una bella esperienza anche quello, che mi aveva poi portato a decidere di mollare il bar locale per aprire appunto questa attività di vendita di accessori motociclistici. Avevo un carissimo amico che aveva un'officina meccanica, quindi abbiamo fatto anche dei bei lavori, direi
facevamo, diciamo, delle modifiche su misura sul moto custom, sulle moto da pista, eccetera. E poi anche lì tutto si chiamava, ecco, anche quello si sarebbe chiamato Rebelot 98, perché la nascita era 98, e poi è morto pure quello prima di iniziare. Quindi nulla. Nel frattempo lavoravo in un cantiere nautico, quindi ho fatto anche quello. Mi occupavo dell'allestimento dei gommoni in una ditta di Mezzago, e allo stesso tempo mi occupavo dei collaudi, chiamiamoli così. Quindi si andava al lago, si provavano le varie motorizzazioni, eccetera, eccetera. E poi nel 2002 invece Davina e Francesca mi hanno coinvolto in un loro progetto, volevano aprire un locale, e abbiamo trovato quel locale che poi sarebbe diventato l'abbazia di Sherwood nel 2004, ma noi l'abbiamo acquistato nel 2002 e si chiamava Sine Die, senza giorno. È un locale molto bello, allora era relativamente giovane perché era nato nel 97, quindi fresco anche di attrezzature e tutto il resto, e nulla. E da lì siamo andati avanti, abbiamo ricominciato. Allora, io intanto mi apro una birra mentre tu, mentre raccolgo, sì, avrai una birra anche tu con me, bravo. Esatto, l'ho già aperta, sì. Fantastico, io invece mi apro una Baltic Porter di Oberbacco, vediamo se riusciamo anche a farla vedere, va, ci proviamo, non lo so, bah, ce lo faccio, sì, ce lo faccio. Io con la regia che discutiamo qui, troveremo il modo di risolvere queste minacce. Qua, Bundesdi. Io invece non posso, rimasto sul territorio. Sì, ci sta. Giusto, amico. Esatto. Ascolta, a un certo punto, quando è partita la folgorazione della birra artigianale? Perché nel 2001, giusto, dicevi che... Nel 2002 abbiamo aperto, appunto, abbiamo ritirato questo locale Sine Die, e era un locale altovendente, tra l'altro, però di tutto quello che c'era al momento, quindi l'offerta birraria all'inizio era, come molti di noi naturalmente, Tennent Super, Kilkenny, Guinness, Ugarden, poi vabbè c'era Tennent Lager, non c'era la Pils, e poi vabbè i ready to drink, quindi Bacardi Breezer, eccetera, eccetera, certo. Cocktail, quello che girava all'epoca. Davina e Francesca hanno fatto anche il corso Ibex primo e secondo livello per i cocktail. C'erano le partite, perché allora la partita era molto richiesta, quindi gli aperitivi, si faceva una cassa di Campari fra sabato e la domenica, fra 1 in 2, 3 in 5, 2 in 3, tutta quella roba lì. E poi intorno al 2000-2003 abbiamo iniziato invece avevamo cambiato la linea, quindi eravamo passati su qualcosa di più tradizionale, quindi l'F per quanto riguarda birra, l'F Garden, la Pils, avevamo 6 vie, Kilkenny Creamy, appena arrivata Kilkenny Creamy, Guinness, e poi piano piano abbiamo iniziato a inserire delle bottiglie per vedere un attimino come rispondeva la clientela, diciamo, offrirgli qualcosa di un attimino più particolare, però sempre sul Belgio, perché in quegli anni era il Belgio che faceva da padrone. Sul nostro territorio sì. Ad esempio sul veronese, eccetera, lì andava molto il tedesco, perché naturalmente il turista era tedesco, quindi bisognava servire lui. Qui da noi invece c'era molto belgio, e visto che l'approccio era stato positivo, quindi la gente rispondeva in modo positivo, a un certo punto nel 2004 a settembre abbiamo chiuso la settimana per il tempo giusto per rifare le liste e quant'altro, e abbiamo eliminato tutto, inserendo una nuova linea di birre, e poi partendo con le bottiglie. Fatto questo, praticamente mi ha rischiato di chiudere. Ah, ok, fantastico. Beh, ci passiamo tutti prima o dopo, più di una volta anche, però insomma... Perché abbiamo perso tutta quella clientela che della birra non gli fregava una sera, cioè che veniva, si beveva il sommergibile, il palombaro, 2 litri di Tennent's, eccetera, e passando su un prodotto così diverso, eccetera, praticamente ci siamo trovati con
aver perso tutto questo tipo di clientela che faceva cassetto naturalmente, e il ricambio non è stato altrettanto veloce. Quindi 2005, piccolo avviso di infarto, 2006 ci ho fatto l'infarto. Non ho chiuso perché i miei parenti, le mie zie, hanno deciso di vendere la casa dei nonni al mare. E quindi quel po' di liquidità, certo. Esatto, la liquidità è stata immessa, diciamo, in questo canale che si beveva tutto, meno che la birra. E però poi fortunatamente c'è stata la crescita. Anche perché la nostra zona, così chiamata dell'isola, aveva comunque un bel background birrario. C'erano già molti locali dove si lavorava, che lavorava già con la birra, quindi la gente già aveva solo bisogno di conoscerci. Certo, per iniziare a girare e sapere cosa c'era dietro. Esatto. Sì, infatti l'isola è conosciuta per il Pub 38, il Fundeghe, il Peppo Bar, il Beer House, l'Ines. Certo. Di Claudio, poi c'era la birreria Canonava Volta, poi c'era il birrificio di Como, c'era Claudio che allora non aveva ancora il locale del Monaco Felice, ma aveva la dolce sosta a Ponte San Pietro, che era un piccolissimo locale con 3 gradini, bordo strada, che se uscivi un po' ubriaco ti investivano. e quindi sì, diciamo che c'era il castello di Rossino ai tempi, quindi quell'associazione culturale gestita dal buon Cesare Assolari, certo, che era proprietario anche del Papageno di Città Alta, e nulla, diciamo, culturalmente, birrariamente parlando, era una zona molto avanti, io penso molto più avanti anche il resto d'Italia, diciamo un'isola felice birrariamente parlando. Infatti siamo riusciti a partire pure noi, ci siamo inseriti, abbiamo diversificato un pochino ai tempi l'offerta, le birre inglesi prese dal buon Lorenzo Fortini all'inizio della sua avventura con Alice & Co, quindi parlando sì, sempre 2006-2007, e giusto proprio per diversificare un po' l'offerta. E nulla, e siamo andati avanti, siamo cresciuti e fortunatamente ci siamo tolti un po' dal casino economico, fino a decidere di ributtarci dentro con il The Dome. Assolutamente. Ma allora, nel 2009. In tutto questo abbiamo fatto in 20 minuti un excursus direi pazzesco su tutto un passato che ho vissuto in parte anch'io, perché ho presente tutta questa fase in cui ci arrivavano con i peggio ready to drink possibili. Mi ricordo che c'è stata un'epoca in cui arrivò la Smirnoff Ice, una cosa di questo tipo, sì, cioè un impuglio inguardabile, sì. Che però, sì, però sì. Quelli noi non abbiamo più, sì, andavano bancalate, certo, no, immagino, andavano bancalate. Lì fu un periodo, sì, molto interessante, no, di sviluppo del nostro business, perché era un po' un bivio, sì, no, dove avevi ormai la possibilità di mettere le mani su prodotti veramente interessanti e contemporaneamente eri inondato di proposte della grande industria. E poi non è stata una strada facile, insomma, tu anche un infarto ci hai messo di mezzo. Quanto ci ha messo il tuo spirito combattente, no? Quanta voglia ci è voluta per andare avanti con tutte le difficoltà? Ma no, alla fine penso che sia stato un po' tutto l'insieme. Cioè, in quel periodo, diciamo, chiamiamolo buio, abbiamo provato a fare un po' di tutto, abbiamo provato anche il mezzogiorno, perché lo trovavo interessante come offerta per farci conoscere poi per sviluppare la sera, no? E in quel periodo mi ha aiutato mia moglie, perché nel frattempo Davina si era già ritirata. Francesca, quando abbiamo creato l'abbazia di Sherwood, ha detto ciao papà, io non ci sto più, anche perché non è facile lavorare con me. E poi invece, dopo, diciamo, il colpetto, sono tornati tutti e sono ancora con me. Per un certo periodo ho lavorato anche Dabel con noi, però carattere forte lui, carattere forte io. Non facile mettervi insieme. No, l'aver avuto ragione di scegliere questa strada per continuare, ecco. Poi nel frattempo si incominciava a girare, si è iniziato
Girare l'Italia, Pasturana, primo incontro con Quasca, le prime serate acide. No, è stato un crescendo, a collaborazione con il gruppo di Giovanni Marconi, quell'associazione, minchia se mi sentono mi fanno un culo così, non ricordo più, che adesso purtroppo è caduta. No, dico, ti vengono a cercare. Sì, ma era prima. Sì, la Compagnia del Lupolo. La Compagnia del Lupolo, si faceva praticamente una serata al mese. Loro organizzavano una serata al mese nei vari locali dove portavano la birra artigianale, quindi con Claudio, con i ragazzi di Longuelo, eccetera, e quindi anche da noi. Abbiamo fatto la prima serata acida con Quasca. È stata bellissima perché l'abbiamo fatta con Cantillon. E quindi Gian, per omaggiarci, ci ha mandato per spedito via aerea i cini per versare le birre. Quindi mi è arrivato un cartone a casa, dentro 20 cestini omaggio per versare le birre per quella serata. E poi abbiamo portato per la prima volta, sempre tramite la Compagnia del Lupolo, Jérôme Rébété della Brasserie Flash Montagne in Italia. Quindi è stato un bellissimo incontro anche con Jérôme, anche di lì è stata una bellissima amicizia, tuttora ci si vede quando si riesce, si passa, si va su, si fa il giro, che poi adesso come adesso, poi trovando un po' tutto in Italia, questi giri servono solo per continuare il rapporto di amicizia, no? Non tanto per una questione business. Vero. E nulla, diciamo così. Poi è venuta la seconda serata acida con le birre degli altri produttori, anche lì è stata un'avventura in Belgio con un amico di Milano, Casirati. Siamo rimasti con il furgone in un ostello, poi fortunatamente è arrivato il proprietario dell'ostello e ci ha tirato fuori. E sì, tutti questi ricordi, insomma, che sono poi l'esperienza che abbiamo portato all'interno del nostro locale. I racconti, le storie. Il primo viaggio in Belgio nel 2006 con Davide, allora due miei clienti, allo sbaraglio proprio. Abbiamo fatto praticamente la Schuff come prima fermata, ma eravamo partiti senza stazione alberghiera, quindi questo è stato bellissimo. No? La sera poi ci troviamo, dove andiamo a dormire? Troveremo un albergo. La prima sera abbiamo dormito alla Roche, abbiamo trovato un bed and breakfast, fortunatamente, in questo paesino sperso fra le montagne. Lì abbiamo scoperto che in Belgio vanno a dormire con i polli, perché non c'era in giro anima viva. E la seconda sera, la seconda tappa era Bruxelles, siamo arrivati a Bruxelles, penso che Dabel mi abbia speso 500 euro di tè per trovare un posto per dormire, e siamo andati a dormire a Bruges, no scusami, a, non a Bruges, aiutami, il paese prima, quello a metà. Ah beh, non lo so, adesso non mi ricordo degli stoppi. Ci aveva prenotato un amico italiano, un mio cliente, al Formal One. Quei loculi praticati stile cinese, fortunatamente. È stata proprio un'avventura dilettante, lo sbaraglio proprio. Abbiamo fatto a Ghent, siamo andati a Ghent, dormire a Ghent praticamente, dopo aver fatto, non abbiamo trovato un posto a dormire in tutta Bruxelles, nemmeno la Formula 1, un viaggio proprio disperato. Sì, eravamo in questo ducato che tutte le sere, diciamo, che dorme nel baule. Ci siamo fatti, diciamo, il primo viaggio in Belgio, 5 giorni. Siamo rientrati con un maio di litri che faceva bella posa di sé sul sedile posteriore, ancorato con la cinghia di sicurezza, la cintura di sicurezza, non c'era più posto nel baule, fra i bagagli e le birre che avevamo preso tutti insieme. E quello è stato il nostro primo viaggio in Belgio.
Senti, io ti ho lasciato andare a ruota libera perché ascoltarti è sempre un po', come dire, andare veramente a rivedere un po' gli albori della storia della birra in Italia, per tanti aspetti. Però volevo toccare un argomento con te, perché tu a un certo punto hai, diciamo, un po' cambiato profilo, no? Hai iniziato a girare anche per insegnare, hai una certa vocazione da formatore dentro di te, per cui hai iniziato a raccontare in giro come si fa a fare il publican, no? Come si serve la birra, come si seguono gli impianti, che esperienza è stata attraverso l'Italia e forse non solo, no? Perché mi sa che sei andato anche in giro a fare un po' di cose di questo genere. No, ci siamo limitati all'Italia perché il mio grosso limite, forse non so se lo sai, è che non ho padronanza di lingue straniere. Ma allora tu parli bergamasco, perché adesso puoi andare dovunque, a seguito dell'Atalanta, puoi come che vuoi. No, sono stato fortunato, ho sempre avuto degli amici che mi hanno accompagnato nei vari viaggi, che parlavano bene l'inglese, quindi mi sono sempre... Però non è stato un grosso limite, se no l'unico dispiacere è quello che magari gli amici parlano con gli altri, tu sei lì che ascolti e dici sì, poi non hai capito un cazzo, te lo devi far spiegare tutto dopo. Allora, no, ti dirò che la prima esperienza, primo corso di spillatura, se vogliamo chiamarlo così, lo feci nel 2003 con Guinness invece, appoggiato da Diageo, ai tempi, saprai sicuramente che è un amico comune, quindi Mauro Petara, certo, il responsabile. Esatto, quindi e niente, parlando così un po' con i miei clienti di allora, dice, ma non vi piacerebbe vedere come si fa a spillare una birra, a spillare correttamente una birra? A quei tempi la Guinness andava molto bene e mi serviva anche in qualche modo per spingerla un pochino di più, e quindi ho detto facciamolo, ho detto 5, 6, 7 persone, invece erano 25. 25 poi sono diventati forti bevitori di Guinness. Proposta questa cosa a Diageo, Diageo mi ha mandato un personaggio, un ragazzo giovane, con gli altri, quindi sono stati anche, c'è stata anche questa sorpresa, diciamo, da parte che ha partecipato. Abbiamo visto un filmato che aveva portato appunto lui sulla Guinness, e quindi la pinta perfetta si faceva, la temperatura, la schiuma e quant'altro, e poi tutti a turno sono seduti sul banco e si sono spillati la loro Guinness. Ecco, questo è stato il primo esperimento. Per passare al secondo, dobbiamo arrivare ormai al The Dome, quindi già circa, penso, 10 anni dopo. 10 anni dopo ho detto, ma perché non far capire ai clienti cosa vuol dire il nostro lavoro? Perché all'inizio, diciamo, la spillatura, il corso di spillatura era nel mio pensiero, era dedicato al bevitore, quindi mai avrei pensato di portare questa cosa in giro per l'Italia dai colleghi. E quindi era solo tecniche di spillatura, fatto per i clienti. In realtà fra i clienti ho scoperto poi in seguito che si nascondevano molti colleghi. Sì, un classico. Quindi, una cosa che abbiamo fatto anche noi a Milano, esatto. Alla fine del gioco era quello, invitavi un po' di persone e poi scoprivi che dentro c'erano i tuoi colleghi. Esatto. Poi da lì abbiamo iniziato a dare la possibilità di avere un approccio più tecnico, quindi dividere il corso in due, quindi voleva anche capire un attimino quello che poteva essere la gestione dell'impianto, la pulizia, la sanificazione, come smontare il rubinetto, eventualmente la risoluzione di determinati problemi, come ben sai, saturazioni, sovrasaturazioni, sottosaturazioni, la gestione del kick-egg, eccetera, eccetera. E abbiamo iniziato a proporre ancora questa, sempre al The Dome, e poi niente, sono stato contattato e abbiamo iniziato a portarle in giro, dico, ma no, ma dai, ma perché? E poi invece... No, in realtà no, però sì, diciamo, vabbè, sai che collaboro anche con l'ITS di Torino, certo. Dove c'è sulla Piazza dei Mestieri, e anche lì abbiamo inserito queste tre lezioni da 8 ore dove si parla appunto di gestione dell'impianto, e in più
Alla fine l'ultima lezione è invece dedicata alla costruzione di un impianto. Certo, molto quindi figo. Tre lezioni prendono, che come, prendono un po' trovato, questo. Che situazione hai trovato in girando l'Italia, andando così a portare un po' il verbo? Che impressione hai avuto? Allora, contrariamente a quello che si può pensare, il nord non è così preparato. Forse faccio il nostro ambiente, il pensare che magari la birra sia birra, il passaggio dalla birra industriale dove tu sei seguito in tutto per tutto dal distributore, dal momento in cui diventi autonomo devi arrangiarti. Quindi la gestione dell'impianto, la pulizia, la sanificazione, eccetera, deve essere fatta da... diciamo, al nord c'è molta meno consapevolezza di questi problemi, della gestione di questi problemi. Mentre invece al sud ho notato una preparazione molto più importante, ma probabilmente il decidere di entrare in un settore così particolare come la birra artigianale, anche in termini di costo e di offerta, quindi il prezzo dell'offerta, devi avere una grande passione e quindi questa passione ti porta già ad approfondire tutti questi concetti, no? Quindi più che aver bisogno di un corso vero e proprio, ho notato che avevano più bisogno di avere delle risposte sul loro modo di fare, cioè se quello che facevano era fatto nel modo corretto, quindi già una preparazione molto alta, già riscontravo una gestione dell'impianto molto migliore, quindi la varia sanificazione, pulizia, il risciacquo delle linee al cambio fusto, il bicchiere, la tecnica, magari c'erano delle piccole cose, diciamo, dei piccoli spigoli da attenuare, ma comunque una preparazione molto 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 migliore, diciamo, migliore rispetto ai colleghi del nord. Ho notato una cosa che estendo a livello europeo, per quella che è la mia esperienza, e la mia impressione è stata questa, non so se poi tu condividi o meno, che al diminuire degli ettolitri venduti complessivi pro capite, no? Aumenta la professionalità delle persone che lavorano nell'ambiente. È un paradosso che credo sia dovuto al fatto che, siccome la birra non si vende da sola, contrariamente a quello che pensano in tanti, ma si vende attraverso un certo numero di sforzi, credo che questa cosa abbia fatto sì che in Italia, mediamente, poi naturalmente con delle differenze, come fai notare tu, fra nord e sud, dove probabilmente al sud la situazione era ancora più difficile nei confronti della concorrenza con i birrifici cosiddetti locali, no? I vari adesso di Coraffo, eccetera, che sono tutte birre industriali, ma che sono molto radicate nel territorio. Credo che in qualche modo questa maggiore preparazione sia legata alla difficoltà di vendere. Non so se sei d'accordo su questa ipotesi di analisi. La butto un po' lì. No, non saprei, non penso. Cioè io credo che mediamente il pubblico inglese è diverso dal pubblico italiano, spesso il pubblico in inglese è molto più improvvisato, non c'è attenzione alla pulizia delle linee, non c'è attenzione in tanti posti, in tanti santuari della spillatura tedesca, in realtà non c'è spillatura, non si sta minimamente attenti a quello che si fa, perché comunque la birra viene venduta. Io ho visto che in Italia invece mediamente c'è un pochettino più attenzione, poi a macchia di leopardo, intendiamoci, ma impressione mia, poi non so se sia una... Ma sì, no, molto probabilmente quando tu decidi di, almeno una parte di quelli che decidono di lavorare con il prodotto artigianale, lo fanno per passione, quindi la passione ti porta comunque a prepararti un pochino di più, poi vabbè, l'impianto comunque di proprietà ti porta a gestirlo in un modo corretto. Quindi della linea al cambio fusto, la sanificazione periodica fatta non solo a data, diciamo a scadere o programmata, ma in base anche al tipo di birra che tu fai passare per quella linea e tanti piccoli accorgimenti. Molti invece sono approcciati alla birra artigianale perché comunque pensando che fosse la panacea, la soluzione del problema del calo di lavoro, no? Perché comunque a parte qualche collega che lavora in Italia, che lavora come un disperato,
molti hanno subito, specialmente poi dal 2009, con tutto quel casino che c'è stato a livello economico. E quindi molti si sono spostati un po' sul prodotto artigianale, un po' per la richiesta del cliente, un po' perché magari qualche cliente dice ma no, perché anche tu non tieni questi prodotti che sono buoni, eccetera, eccetera. Però servendoli e gestendo il tutto come gestivano poi il prodotto industriale. Quindi con il tecnico che veniva periodicamente a sanificare, a pulire, a fare quello che doveva fare. Quindi mancano le basi per gestire il proprio impianto, non parliamo della propria attività. Anche perché si fa molta più attenzione su altre cose pensando che il prodotto birra non sia così difficile da gestire, o che non abbia bisogno di tutte queste attenzioni. Ma si fa attenzione a usare la salsina figa per il panino e poi si pulisce l'impianto in 3 mesi. Oppure si utilizza un bicchiere non corretto per versare una birra, oppure non la tecnica giusta. Ecco. Certo. Dando proprio per scontato che sia un prodotto facile da gestire, in realtà non lo è. No, chiarissimo. Mentre noi continuiamo ad avere purtroppo questo problema tecnico che non siamo riusciti a risolvere, ma speriamo che invece poi domani sia tutto quanto a posto, per cui abbiamo lo schermo diviso in 3 anziché in 2 e non riusciamo a uscire da questo impasse, ma evidentemente oggi il mezzo tecnico ci ha mollato. Volevo intanto fare un po' di saluti, visto che abbiamo in linea c'è Nix, c'è Mauro Petarra, c'è Paolo Erne, insomma un po' di personaggi che ovviamente ti salutano, c'è Gurgo, c'è Elena Fabio da Vimodrone, insomma ci sono un po' di personaggini, c'è Marco Mignola che ci segue sempre. Quindi la tua figura ha richiamato insomma diversi personaggi del settore. Grazie Elena, sembrano più magri, non lo so se è vero, ma ho i miei dubbi sinceramente, ti ringrazio. Perché ci vedono dal collo in esatto, su. Vero? Fare una... No, sì. Senti, io... Sì, sì. Poi in questo periodo parlare di essere magri proprio... Mai mangiato così regolarmente? Guarda, infatti, mai mangiato e bevuto così tanto, guarda, devo dirti la verità. Io sento sempre questa parola, no? Passione. La passione è il motore che c'è dietro questo movimento, ma insomma dietro in realtà ogni cosa che ci piace. Tu sei appassionato di moto, sei appassionato di armi, spari, fai tiro a segno, insomma, quindi lo hai reso anche un hobby, uno sport. Non c'è mai nessuno che dica che questa cosa la fa per soldi. Stiamo mentendo a noi stessi o in realtà è la triste e duro impatto con il mercato difficile? Ma allora, sicuramente quando tu apri un'attività tua lo fai anche magari per migliorare una posizione economica, cosa che però questo valeva prima degli anni 2000. Cioè, se io dovessi portare fare gli incassi che facevo nel 90 al biberon ad oggi, probabilmente potrei essere uno di quelli che mi giro col Porsche, per dire, rapportati ad oggi. Invece vado in giro con il furgone, che è il mio mezzo preferito. In casa abbiamo delle auto ormai decennali, perché non abbiamo la possibilità di cambiarle, anche perché come ben sai poi ti tireresti addosso gli strali del nostro socio occulto. No, una volta sì, poteva valere il discorso, lo fai perché comunque era un lavoro che fa effettivamente dei bei cassi, era soddisfacente sotto tutti gli aspetti, anche se comunque una certa passione, una certa il cuore, cioè dove comunque le ore di lavoro erano e sono tutt'oggi molte. Certo. E quindi quando apri la finestra del tuo locale c'hai già lavorato almeno per 3 o 4 ore. Cioè non è il lavoro che dici apro alle 7 mi cambio e inizio. Se hai il forno della pizza devi andarci 2 ore prima, se devi fare riempire i frigoriferi o li fai alla chiusura o li fai prima. C'è tutti lavori che servono per preparare poi la serata, quindi continuo la serata. Quindi no, non,
No, non lo fai sicuramente per soldi. Poi qualcuno magari ha un po' più di fortuna rispetto ad altri, lavora di più, però dire che il nostro lavoro possa portare dei guadagni importanti sono pochi, penso possono tutti dirlo. Insomma. Per assurdo, sicuramente molto di più quelli che lavorano con le birre industriali. Ma certo, i margini sappiamo che sono molto diversi, il costo del prodotto è Esatto. infinitamente più basso, il prezzo di vendita al pubblico fondamentalmente quello è, per cui Se è uniformato, no, beh, se è uniformato è nostro, quindi alla esatto, fine quindi fondamentalmente resta poco per voi. se prima la differenza poteva essere il prezzo inferiore della birra industriale rispetto alla birra artigianale, ormai non c'è più nemmeno quella scusante, quindi Ma guarda, io poi ti ormai posso dire che dalla prospettiva milanese non c'è mai quindi. stata questa differenza, perché una pinta di qualunque cosa tu possa nominare in industriale nella zona neanche centrale di Milano, nelle zone classiche della Movida, no? Quindi Navigli, piuttosto che in realtà sono sempre state, da che è arrivato l'euro, sono sempre state intorno ai 5, 6, poi 7, no? E adesso tranquillamente 7 euro un Heineken. A fronte del fatto che noi a quel prezzo lì alle volte facciamo fatica a lasciare dentro uno 0,3, poi dopo ci inventiamo, no, i Sì, nostri no. modi, insomma, però questo è un Sì, po' sì, sì. la situazione di mercato. Sì, sicuramente gestire prodotti importanti oggi è molto più difficile che ieri. Cioè, se ieri potevi permetterti di inserire in linea magari quelle due o tre birre un po' più costose, adesso devi fare molto più attenzione. Adesso magari ne metti solo una oppure le leghi a qualche evento. Sì, diciamo che col nostro lavoro sicuramente non è più come una volta. Certo. Quindi il fatto di continuare a farlo o diventa l'impossibilità di trovare un'alternativa valida e quindi continui a farlo perché non hai altro da fare, oppure continui a farlo perché comunque ci credi, ecco. Ci Sì, credi, speriamo ti che la maggior parte piace. dei casi sia una questione veramente di passione. A proposito di questo, tu hai fatto, adesso non ricordo esattamente con chi, avevi fatto una bella intervista che io mi ero appuntato, si parla ormai di sicuramente almeno 2 anni fa. Dove descrivevi quello che secondo te è la struttura di pub ideale per non andare incontro, diciamo, a troppe sorprese, mettiamola così, cioè, magari non per diventare ricchi, ma per mettere in piedi una struttura che abbia una sostenibilità abbastanza, diciamo, agevole. Sì. Hai voglia di raccontarla a chi ci segue, che potrebbe essere un bel consiglio per i giovani e magari anche un reminder per chi è un pochettino più vecchio come me. Ma allora, come tu ben sai, sul nostro lavoro pesano tantissimo i costi fissi che sono poi alla fine in gran parte dettati dall'avere il personale. Quindi più è grande l'attività e più devi avere personale per un servizio corretto, eccetera, eccetera. Quindi era un'intervista che mi aveva fatto Nicolo Zeri, lo trovi su Fermento Birra. Bravo, infatti. Quindi Vero, non mi ricordo. facciamo un po' di pubblicità anche a Nicola. Giusto, ci mancherebbe. E nulla, diciamo che era un po' quello che doveva essere il mio pub ideale, quindi un posto piccolo, però, tipo per intenderci più o meno come la locanda di Claudio, forse anche più piccolo, dove la gestione veniva fatta da 1/2 persone, non moltissimi poi, un rapporto diretto con la clientela, cosa che per noi adesso è un attimino più difficile, no? Perché il rapporto con la clientela lo tiene il personale, più che altro. Quindi se hai creato una bella squadra, sono la tua emanazione, quindi comunque, però resta il fatto che il rapporto ce l'hanno loro. Quindi, se una volta venivano all'abbazia perché c'era Michele, poi adesso magari continuano a venire, Michele c'è, i vecchi clienti ti riconoscono, però più che altro c'è Davide, c'è Jack, c'è la Paola, ecco, Sì, magari conosco c'è quello bene che questa preferisce. situazione. Esatto. E quindi il rapporto era, diciamo, riportare il rapporto diretto con la clientela, quindi un pub piccolo, 1/2 persone massimo, servizio diretto, un locale che comunque richiamasse in un qualche modo anche le tue passioni,
Quindi, ad esempio, ai tempi del biberon erano i tempi che dove io correvo in motocicletta, quindi c'era una parete dove c'erano i cerchi della moto, i freni, pezzi di moto e quant'altro. Adesso all'abbazia ci siano le armi perché non ci possono stare, però ecco che rispecchi un attimino anche la tua personalità al di fuori di quello che è l'ambiente lavorativo, no? Che parli di te come persona, non tanto come publican. E nulla, una cosa diciamo gestita in questo modo molto, molto, molto easy. Naturalmente prodotti di alta qualità perché poi Non si può devi prescindere, certo. differenziarti. Devi comunque differenziarti, una costante ricerca del prodotto anche birra, quindi scegliere sempre il prodotto migliore, con la qualità migliore, la costanza migliore. Niente, poche parole, abbattere i costi, in poche parole, ecco, diciamo così, una cosa non necessariamente esagerata, esageratamente grande da poter gestire in modo Sì. quasi quasi personale. Un po' di contabilità bisogna saperla fare, senza dubbio. Sì, purtroppo sì, il nostro socio occulto ci bastona a destra e a sinistra continuamente. Spesso e volentieri, anche in questi giorni, in maniera ancora più occulta del solito, ma non vogliamo toccare argomenti politici. No, assolutamente. Beh, approfitto della questione contabile perché Daniele ci butta giù una domanda che ti giro, non so se riusciamo a farla mettere in sovraimpressione perché oggi abbiamo un po' di problematiche, ma intanto Daniele ci chiede questo. Tu hai un guadagno quando fai i corsi? Perché lui dice, ah, ecco qua, vedi che siamo riusciti a mandarla, perché ogni volta che sono venuto ai corsi hai fatto una lezione bellissima e lui è uscito ubriaco come una quaglia. E quindi ovviamente non sa, cioè dal suo punto di vista si è bevuto più di quello che ha pagato, mettiamola così. Allora, naturalmente il corso per chi lo propone non deve essere una ragione di business. E quindi una volta che ha recuperato le sue spese, che poi sono anche abbastanza importanti, perché il corso comunque dura normalmente circa 8 ore, diviso in due fasce, la prima che va dalle 10, 10:30 fino alle 13 più o meno, poi c'è una pausa pranzo. Pranzo è un'oretta e poi si riparte con la spillatura. Naturalmente, la spillatura, tu sai benissimo che fra la prova corretta, la birra spillata bene, la birra spillata male, Qualcosina si butta via, certo. e quindi allora solitamente io chiedo che non ci siano più di 20-25 persone, proprio perché comunque tutti devono avere la possibilità di ascoltarti bene. E anche di essere, perché poi quando fai la spillatura io li voglio davanti al banco, cioè li voglio davanti alle spine, non li voglio seduti con i servizi, quindi devono vedere il gesto che tu fai. E naturalmente su 20-25 persone, mediamente se ne vanno circa un 25-30 litri di birra sui quattro stili, perché solitamente faccio una bassa, un'alta in Belgian style. Qualcosa di americano, American IPA, American Pale Ale, eccetera, e poi una pompa. Ad esempio, con la pompa fai differenzi, diciamo, servizio con e senza lo sparkling per far capire cosa serve quell'affarino. Il Belgio lo fai con la tecnica di spillatura alla belga corretta, quindi col taglio della schiuma, fai vedere l'importanza, fai assaggiare l'importanza della corretta saturazione, quindi fai la birra spillata bene, la birra spillata Certo. male. E lo stesso vale per tutte le altre, quindi sono molti, molti, molti assaggi. Poi in molti posti il pasto è accompagnato da una barra, due pinte di birra. Quindi quando arrivano davanti alla spina hanno già, diciamo, il fondo fatto e tu gliene fai bere altre 3 o 4, magari. Quindi sì, effettivamente all'uscita, E diciamo, poi del diciamo che colpo. essendo appassionati facilmente sono anche bevitori e questo ovviamente Sì, incide sui costi in certo. maniera piuttosto Più gliele preponderante. fai assaggiare, più sono contenti. E poi naturalmente ci metto dentro, ma questo solo per vedere, quindi facciamo 4 birre in bottiglia di stampo belga, perché sai benissimo il discorso degli lieviti, eccetera. Quindi però lì si distribuiscono quelle bottiglie, non è che ne faccia una a testa, perché altrimenti sarebbe veramente. Io chiedo, diciamo, un rimborso spese. Fisso sulle 8 ore, che poi sono 8, 9, 10, non Non è faccio importante, grossi certo. problemi.
E più naturalmente se vado distante rimborso cioè, il viaggio è solitamente se faccio via aerea parto la mattina torno la sera, quindi non costa nemmeno troppo. Chiaro. Non mi fermo diciamo la sera a dormire, ma rientro perché il capo famiglia mi vuole a casa. Giustamente. Mentre ti saluta Dorotea, che ti saluta come papà Michi, e saluta anche me, grazie Dorotea, ciao. Ciao Dorotea. Riccardo? Io la chiamo Prezzemolina. Sì, sappiamo, giusto, mi sembra molto corretto ricordarlo. Riccardo ti domanda, più di domanda, è più un'esortazione. Zwanzedei 2020, Abbazia o Nuovo Vecchio The Dome? Che succede? No, quello che... quello che è nato dalle ceneri, perché proprio ceneri sono state del The Dome, è una realtà che non voglio che sia in qualche modo accomunata a The Dome, quindi si chiamerà, perché purtroppo non siamo ancora riusciti ad aprirlo, e quindi è un richiamo al paese e alla birra, Nembro, per il paese. L'offerta non sarà così che c'era il vecchio Dome, quindi sarà una realtà completamente diversa. E cos'era la domanda? Scusami, perché mi sono... Era come dire, si farà lo Zwanzedei? No, lo Zwanzedei si farà, resterà... Allora, tutti gli eventi importanti che c'erano al The Dome, quindi Zwanzedei e le birre Nadal continueranno a essere proposte all'abbazia. Okay. Quello diciamo è nostro. A Nembro sicuramente nel tempo, quando avremo la possibilità di aprire, ci studieremo degli eventi dedicati al nuovo locale. Certo. Che però non sarà sicuramente Zwanzedei e nemmeno le birre di Nadal, magari qualcosa di simile ma con un nome diverso. Di dedicato, chiarissimo. Esatto. Tolgo un'ultima curiosità anche a Pippo Raia che ci chiede. Io ho visto anche la fotografia, sono fatto anch'io. Dove metterai la mega clessidra che hai costruito? Ma in realtà non è molto alta, a centimetri, quindi non è grandissima. Sembra una roba gigantesca, capito? Quindi... No, la metto... Sì, sono circa 90 centimetri con le basi. No, la metterò in abbazia, insomma. Ai tempi volevo farla con le damigiane a 54 litri. Però poi... Quello è un progetto che è rimasto nel cassetto, vediamo in un futuro se... Ne stavo parlando proprio con Giorgio Mastro Titta, che mi ha risposto e che anche lui voleva farne una con la sabbia, però da 10 ore. E gli ho detto, con la sabbia poi diventa difficile girarla. Vabbè, bisogna costruirci archi ingegno. Non se sei Giorgione, però. Sì, ma anche Giorgione penso che avrebbe difficoltà a spostare girare una clessidra con 100 kg di spettro. E quindi no, lui ha detto no, ci ho già pensato un marchingegno per girarla, va bene, aspettiamo allora di vedere la tua costruzione finita. Sono molto molto curioso. C'era un'ultima domanda di Lorenz che ci segue veramente tutti i giorni da Gorizia, quindi insomma grazie per l'assiduità. No? E che ti chiede dal punto di vista del fatturato. Quanto è importante il food all'interno dell'abbazia oggi e poi quanto lo sarà all'interno di Nembir? All'interno delle nostre attività è importante perché comunque ti crea le basi del servizio di prima serata, quindi l'abbazia all'inizio, la prima serata intendo proprio quella del cibo, quindi pizzeria, hamburger e quant'altro. Poi nel proseguo della serata diventano uno stuzzicare, no? Quindi la pizza va benissimo perché la fai a spicchi, l'hamburger, le patatine, i fritti e quant'altro diventa diciamo un accompagnamento alla birra. La prima serata invece è il cibo, è la birra che accompagna il cibo. Certo, hai notato per caso nel tempo un cambiamento di questa cosa? Io per esempio a Milano ho visto che è cresciuta molto l'aspetto food, in accompagnamento, per cui la cena al pub è diventata qualcosa di completamente sdoganato, cioè proprio la scelta di andare a cenare al pub. Ma guarda, noi la differenza ad esempio fra Abbazia e The Dome era proprio sul food. Allora l'Abbazia quando è ripartita effettivamente
A parte che la scelta, la prima cosa, quando ancora era sine die, la prima cosa che abbiamo fatto una volta entrati è stata quella di mettere il forno della pizza, perché le mie vecchie esperienze venivano comunque da un locale dove aveva la pizzeria, che dove c'era la pizzeria e dove la pizzeria faceva effettivamente un volume importante sull'incasso della sera. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di mettere appunto il forno della pizza. Quindi nei locali come i nostri il food penso che possa essere tranquillamente il 50% del lavoro, anche perché appunto quando ha ricominciato a crescere come abbazia di Sherwood, la pizzeria era importante proprio per raccogliere la prima serata anche le famiglie, perché poi c'è stato anche un arrivo delle famiglie nei pub, probabilmente perché è un po' un ambiente un po' meno formale, quindi meno etichetta, cioè molto più easy, più leggero, non devi mettere la cravatta per forza di cose, non devi essere figo tutti. E quindi sì, però è anche vero che ci sono locali che non hanno il food e comunque gestiscono la cosa in modo leggermente diverso. Tu vedi Filippo con Bere Buona Birra, certo. Lo Sciallo stesso che ai tempi era, oppure da Simon Mattia Riva. Non c'è food, però la birra è il core business della loro attività e il resto è lasciato, diciamo, un po' alla possibilità appunto di portare anche del food da fuori. Certo. Bene. Quindi dipende proprio dal tipo di locale che ti crei. Sicuramente comunque il food dove c'è è importante. Assolutamente, no, sono molto d'accordo. Allora, Michele, io ti ringrazio tantissimo. Mi dispiace moltissimo di aver avuto una puntata un po' sfigata, diciamo così, dal punto di vista tecnico, perché qualche cosa non è andata come doveva andare. Domani speriamo di aver sistemato tutto. Ti ringrazio ancora della partecipazione e delle piccole perle di saggezza che abbiamo seminato qua e là, che spero che siano servite, siano utili per qualcuno, e se non lo sono, sono state utili a noi, perché è stato bello stare insieme, abbracciarci a distanza nonostante il coronavirus. E a questo punto io ti auguro una grandissima riapertura il prima possibile, perché di fatto l'auguro anche a me e a tutti noi che siamo presenti. Lancio l'ospite di domani, che non so quanti conoscono, ma è un personaggio cui io tengo molto, perché si chiama Marco Manfrin ed è il primo mi sono lanciato in questa cosa, ovviamente mi sono perso, è il primo pommelier diplomato italiano, cioè si occupa di sidro ed si è diplomato in Inghilterra, e ci verrà a raccontare questo magico mondo nascente del sidro italiano e non solo. Quindi vi aspetto numerosissimi. È prodotto del futuro. Vero? Sono molto d'accordo. Io sono prodotto del futuro. Io, perdonami. Sì, vai sereno, guarda, anzi, fai il lancio. Allora, ormai 3-4 anni fa andai a Manchester con Double. Certo. La fiera di Manchester, e il primo giorno lo dedicammo, diciamo, alla Nouvelle Vague inglese, e quindi sarebbe avuto tutto sommato bene. Il secondo giorno invece ci siamo dedicati alla tradizione, e quindi abbiamo praticamente abbandonato il 90% delle birre che abbiamo preso. E allora c'era lo stand dei sidri, e quindi ci siamo portati in questo stand e abbiamo avuto la fortuna di essere serviti da una signora di una certa età, con una bella prestanza fisica, che ci ha accompagnati ad una degustazione di sidri che è stata veramente eccezionale. Fra sidri e perry ci siamo fatti, tanto è vero che poi nel nostro sogno del momento, naturalmente su tutte quelle cose che nascono, facciamoci un giro col furgone, andiamo in campagna, sì, sopra, al nord, andiamo a prendere. E poi questa ti dice no, lasciate stare, perché sono tutti piccoli produttori, quindi non sono organizzati per una vendita di esportazione. Allora, di fare contrabbando puro, guarda. Tutti esatto, e quindi la cosa è morta proprio sul nascere, però è stata veramente un'esperienza bellissima. Il sidro, allora, premetto, a me piacciono secchi, poco alcolici e non eccessivamente dolci, quindi proprio la bevuta di, anche di quantità oltre che di piacevolezza, quello che è quello che trovi poi nei pub classici e storici.
ci dovesse bene. Quindi quantità, piacevolezza di bevuta, poche segmentali e via andare, cioè una dietro l'altra, e non la mezza pinta di roba figa che fai finire. No, no, E certo. quindi è Ah. stata una bellissima esperienza. Quindi il sidro, secondo me, è un prodotto che, giusto, importato correttamente, servito correttamente, potrebbe avere Sì, il suo penso prezzo. anch'io. Infatti, sono molto curioso di questa puntata di domani, alla quale naturalmente ti invito a partecipare pure a distanza, così avrai modo anche di magari interloquire direttamente con uno che possiamo senz'altro definire esperto del settore. Vi ringrazio ancora tutti quanti della presenza. Provo a lanciare la sigla, non so se partirà, nel caso, comunque, una buona serata a tutti quanti. Ciao Michele, Dai, grazie. Ciao. un saluto da parte mia, grazie per l'ospitalità, un abbraccio, a presto, arrivederci e un salutone a tutti. La senti la sigla? No, ma facciamo finta che sia appena andata. Grazie Ciao ancora, ciao. ancora. Ciao.